per ricordare mio padre. Credo che sia stata una bella cerimonia sentita da tante persone e veramente vi ringrazio tanto di essere venuto. Oh, oh. Allora, cosa pensi dell'assenza del sindaco? Di? Dell'assenza del sindaco, ti ha rattristato un po'? No, personalmente non lo conosco, ho molti amici che sono venuti ed è quelli che contano, per me l'essenza delle persone che non vogliono venire non mi riguarda e non... Ognuno fa quello che vuole, avevo i miei amici ed è quello che conta. Che padre è stato il principe Vittorio? È stato un padre stupendo, un padre meraviglioso, un amico, un padre, un maestro, una persona che mi ha insegnato tante cose e gli sarò sempre sempre molto grato e so che da lassù continuerà a mostrarmi il cammino giusto. Qual è il ricordo migliore che serberai di lui? Ce ne sono tanti. Tanti, 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 tanti. Grazie. Pensavo... Cosa ha rappresentato per l'Italia, Vittorio Emanuele? Cosa ha rappresentato? Un cittadino italiano che amava l'Italia, con una grande storia dietro le spalle, qualche volta difficile da avere, però un cittadino italiano che amava il suo paese, che amava gli italiani e che ha provato attraverso i suoi ordini a fare del bene. Principe! Continuando tutte le belle cose che papà ha iniziato, continuando con gli ordini ginnastici, continuando con la beneficenza e continuando questi mille anni di storia attraverso me, attraverso le mie figlie e spero anche attraverso gli italiani. Io vi ringrazio tanto. Grazie, per favore. Se è già passata, i momenti peggiori sono passati, sicuramente no, perché ci avremo tanto vuoto intorno. Penso soprattutto a mia madre, che ha vissuto più di 60 anni con lui. E dovremmo essere intorno a lei ecco, però... Ci sarà anche ecco, il giorno del compleanno. Dopodomani è il giorno del compleanno, sì, 12 febbraio. Di tutti e due? Di tutti e due. Sarà... Ma sarà un compleanno... Sarà con noi. Io non... È un momento triste, però non voglio viverlo come un momento triste, voglio viverlo veramente come una continuità della vita, come adesso non è più qua fisicamente, ma è lì ed è anche sempre accanto a noi, ed è quello che credo che conti. Soprattutto è a Torino, ve l'aveva chiesto? Sì, certo. Sì, ma questo già da tanto tempo voleva essere sepolto a Superga e voleva... È nato a Napoli ed è morto a Torino. Questa è l'unità d'Italia, questa è la nostra Italia. Ecco, grazie. Questa è Casa Savoia. Grazie. Ci vediamo dopo. Grazie. Io devo...